Tu vai su Facebook e vedi un bel post, una cosa interessante, magari un bell'infografica, un link a un bell'articolo, però ci sta un errore, ci manca una lettera, uno si è dimenticato proprio di scriverla, oppure uno di quegli errori che facciamo in tanti perché, insomma, non siamo perfetti. Manca un apostrofo, c'è una virgola di troppo, che ne so, qualsiasi stupidaggine del genere. E arriva, non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con nessuno, prendo solo spunto per cercare di ragionare insieme. Relax, man, just cool down. Allora, arriva qualcuno che giustamente si mette lì e fa un bel commento apposta. Non è che scrive: "Oh, grande, bellissima questa cosa che hai fatto, complimenti, mi sei piaciuto". No, scrive: "Peccato, ti sei dimenticato la virgola". Cioè, come se uno fa una corsa, fa un record mondiale, però su una curva, che ne so, tocca il bordo, lo squalificano, sei proprio un deficiente. Quindi, gli errori li facciamo tutti quanti. Ora, perché andarsi a canire, concentrarsi nel far notare gli errori delle altre persone? Ah, Robin, è tutto sfogato sto video, ma che stai a fare? Cioè, ma se il video di Robin è interessante, bravo Robin, mi è piaciuto e ti dico anche perché mi è piaciuto, non sto qua a perdere tempo a fare i cuoricini, eccetera. Ti do un feedback, guarda, mi è piaciuto per questo e questa cosa. PS. Certo, mi sarebbe piaciuto un po' più di fuoco. Cosa stai sperimentando? Sei alle prime armi? Che succede? Posso esserti d'aiuto? Piuttosto che bella questa infografica che hai fatto. Mi è piaciuta molto perché hai raccolto in tre parole dei concetti importanti, aggiungendo una parte visiva. PS, guarda che ti è sfuggito nel primo punto l'apostrofo, stai attento perché è un peccato quando fai delle cose così belle che non le possano, che magari poi siano, come dire, macchiate da qualche piccola svista, perché poi la cura dei dettagli è importante, ma non è che uno per essere bravo a curare i dettagli, sa, fa una cosa e pa, viene perfetta. Quindi se io e te non impariamo di più a premiare chi fa qualcosa di buono, anche se è imperfetto. Certo, se è una cagata, no, non è che gli diciamo bravo, però se ha fatto qualcosa di positivo, ok. Se ha fatto una cagata, c'è bisogno che noi glielo andiamo a dire? Ma non possiamo andare sul sito, sulla pagina Facebook di qualcun altro? Se quello ti sta antipatico, ma perché vai sulla sua pagina Facebook a rompergli i coglioni? Ma perché non vai sulla pagina Facebook di altri a fare i complimenti? Cioè, alla fine dei conti, se io e te vogliamo che le cose cambino, non è che le possiamo cambiare dicendo: "Ah, quelli sono degli stronzi, lui non è capace, ah, guarda che cagata che ha fatto questo". Come facciamo a cambiare le cose così? Così ci incazziamo soltanto di più, la gente si fa rodere il culo, non va bene. Se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo iniziare dai nostri bambini e poi dopo nella vita di tutti i giorni e su internet a fare i complimenti, a dire bravo a quelli che fanno qualcosa di buono. Quindi, morale della favola, ma perché non ci concentriamo a incoraggiare chi fa qualcosa di utile, qualcosa di giusto, anche se fosse soltanto un tentativo nella direzione corretta, e lasciamo stare l'andare a rompere le palle a chi fa dei piccoli errori, a chi gli sfugge qualcosa. Concentriamoci su fare i complimenti a chi innova, a chi fa cose nuove, a chi fa cose interessanti, di modo da poter dare benzina, da poter dare ispirazione, incoraggiamento e motivazione a chi fa le cose giuste. È inutile perdere tempo con quelli che fanno sbagliate. A che serve? Mi devi dire a che serve?